argomento proprio del potere e di cioè, che valore e che peso ha in una società e nei rapporti umani il potere, cioè, a prescindere da chi lo rappresenti e da chi lo porta avanti, penso sia il tema, perché, cioè, cosa Allora, succede a un certo punto a chi ha il potere? che cazzo ti succede in testa? Esatto. Hai Ma io su secondo mai idea il questo. discorso delle collettività? Cioè, appunto, tutto il discorso del potere è veramente interessante. Cioè, tu puoi essere solo arginato se sei parte di un percorso collettivo, secondo me, e se sei perfettamente consapevole. È come Ulisse e le sirene, Ed che è quella proprio lì cosa che lì c'è. potrebbe piacerti e potresti volerne di più, e non vuoi che questo ti Però la accada. risposta al tema del potere, se noi pensiamo che nel momento in cui una persona partecipa ad un percorso elettivo, fa una scelta, perché non ti obbligano a partecipare a un percorso elettivo, cioè a un certo punto ci sono delle elezioni in circoscrizione, comune, alla provincia, alla regione, al Parlamento, che c'è tutta un'escalation, alla quale tu decidi di partecipare. C'è un elemento di scelta. Il tema della scelta, che prima di tutto sei scelto, e qui potremmo entrare in tutti i temi teologici del mondo, cioè c'è la teologia della politica, perché nel momento in cui sei scelto da una collettività c'è il tema della rappresentanza e poi della partecipazione. E tu rappresenti una collettività e partecipi in nome della collettività, per cui non sei più un'identità. Quando noi diciamo Meloni, diciamo Calenda, diciamo Renzi, diciamo Bertinotti, diciamo nomi. Noi non stiamo dicendo quella Meloni che parla del suo essere donna, mamma e qualunque altra cosa cresciuta nella sua cultura, nel suo contesto. Noi diciamo una figura politica che rappresenta una collettività che è costruita e gestita anche da quella collettività. Pensiamo a quando sono nati i 5 Stelle. Sapete il potere dell'analisi dei dati? E di come si reagisce ai dati, parlando proprio di fact checking, ma parliamo anche di come io creo le bolle di consenso. C'è tutta l'influenza che posso gestire, manipolare, creare e posso dire a una persona: tu adesso fai un discorso, in quel discorso devi dire 6 volte quella parola perché Chiaro, piace a quel a me quella gruppo, sembra altre sempre 5 volte. fantascienza, cioè lo E so però che è no, è proprio vero, a vero, quindi noi non me stiamo parlando di un'individualità presa sì, nella sua certo. vita, nel suo contesto, nella sua libertà di espressione, ma è una figura, quindi è un ruolo. Secondo me l'oggettività e quindi l'analisi se la storia è oggettiva o meno deve tenere in considerazione questo aspetto oggi con tutta la strumentazione e tutta la possibilità di manipolazione digitale dell'informazione, dell'immagine e anche della parola, perché dal punto di vista comunicativo nulla di quello che noi sentiamo è vero. E quindi non si prende per vero, si cerca sempre un'altra fonte, si cerca un'altra opinione, ci si Ah, confronta certo. e c'è bisogno del popolo, cioè il popolo inteso come persone che pensano, come facciamo noi, che parlano, che si confrontano, che mettono insieme dei pezzi. Sono capito male, stai dicendo che tutto il lavoro degli storici ha un impatto limitato comunque, perché poi c'è tutta Non lo un'altra posso dire parte. perché non sono uno storico e non sono. Io mi occupo di comunicazione e quindi posso portare il mio punto di vista, che è quello di quanto leggendo, interpretando, misurando e utilizzando i valori della comunicazione applicati al discorso politico oggi muovi le masse o muovi i gruppi. Poi questo per gli Non è mai storici stato così faranno il loro difficile. lavoro dall'altra parte. No, c'è questa cosa, Valentina Pisanti, che credo che sia la più importante semiologa in Italia al momento, allieva di Eco. Lei ha fatto questo libro, l'ultimo che ha fatto, credo, sì, direi di sì, I Guardiani della Memoria, in cui si chiede se il nostro lavoro è servito a qualcosa, il sottotitolo è tipo l'avanzata delle destre xenofobe in Europa. E è una domanda un po' retorica, dicevo, come è possibile che noi abbiamo lavorato 20 anni sul giorno della memoria, e dicendo, nonostante questo, ovviamente non vai a confutare la sua tesi, però la vai a mettere un po' in discussione, dice,
Noi oggi sappiamo che c'è stato questo lavoro di memoria grosso di enti, persone, storici, cioè, parallelamente questi sono avanzati. In realtà magari, ed è un'ipotesi che gli storici del futuro vaglieranno, noi abbiamo fatto un po' d'argine a una deriva che c'era comunque, sarebbe comunque andata avanti e che è stata un po' almeno rallentata da quello che abbiamo fatto nelle scuole, quei libri, eccetera. So, è anche forse un modo per dire che il nostro lavoro serve a qualcosa, se non altro dare gli strumenti. Però questa deriva, come che diventa più dominante, che ragioni ha? Sai meglio di me che fasi di crisi tirano fuori il peggio. Sì. Delle persone nelle società, sì, e dunque ti cerchi di delineare un recinto di privilegi da difendere. Rigidisci i sistemi? Sì, dicendo c'è qualcuno che ha un diritto di predazione su una determinata serie di accessi e servizi, c'è qualcuno che viene dopo, cioè viene mai, perché poi prima gli italiani non è che vuol dire prima, vuol dire solo. Le briciole però poi. Sì, sì. Cioè, sono tutte retoriche, diciamo il nativismo è una forma aggiornata di razzismo, di sterminazionismo, anche tutto il discorso avete avuto remoti, no? Qual è il suo neologismo? È bellissimo. Condivido! Sì, lui dopo l'invenzione dell'identità cioè, sta ragionando tanto su questo, gli antropologi comunque italiani non solo stanno lavorando tanto su questo. E tu dici che effetto hanno avuto? Beh, già solo di dare gli strumenti a chi si interessa per confutare un po' tutta una serie di presupposti falsi, quello è un super servizio culturale che fa le comunità. Allora, c'è una domanda di rito, dai. Di condirsi. Cioè, quale altra domanda potremmo fare per proseguire la ricerca sul tema? Quindi non ti devi dare una risposta. Ok. Okay. No, allora, la prendo una leggermente larga, sta circolando questa cosa, che tipo di rivoluzionario saresti stato tu nel 1917 in Russia, non so se l'avete visto. Sì. No, è una specie di... giochino. Mi ha molto interrogato questa cosa perché, e forse questa è la domanda su cui ci lascerei, su quanto siamo democratici, cioè su ciascuno. Alcune domande andavo liscio, perché ho ben chiara l'idea di società che vorrei. Però, per esempio, ce n'è una su cui, che è un mio grande cavallo di battaglia, perché abbiamo anche fatto delle grosse indagini quantitative su centinaia di partecipanti dei nostri viaggi della memoria, sul, per esempio, domanda secca. Pensi che tutti abbiano il diritto di esprimere la propria opinione? Tu lo chiedi ai 700 studenti in viaggio con te ad Auschwitz e i 700 studenti ti rispondono sì. Gli diamo il cartello verde giallo, no, sì. Domanda successiva è: pensi che vadano chiuse le pagine negazioniste sui social? Domanda successiva: no, e questi non sanno cosa fare, no, certo. Perché sì, hanno appena certo. Votato una pena. Hanno cioè, appena votato che tutti dovrebbero esprimere la propria opinione liberamente, e anche un negazionista sa esprimere la propria opinione. Certo. È il famoso paradosso di Popper. Sì, il paradosso di Popper è che la tolleranza degli intolleranti teoricamente permette che gli intolleranti arrivino infine a prendere il potere, dunque schiaccino i tolleranti degli intolleranti. Certo. E ciao, è finito. Certo. Semplificando moltissimo. 1945. Certo. Questo grumo di Demmi a me interroga continuamente, nel senso fino a che punto noi abbiamo il diritto e il dovere di dire la nostra cultura democratica deve avere degli argini, e quali sono gli argini, qual è il punto, chi li decide, come li normi e tutto quanto. La vera domanda che io mi porto a casa sempre, che lascio a voi, che portiamoci a casa tutti, è fino a che punto voglio essere democratico, da quale punto voglio invece dire no, da qua la democrazia decide per tutti, se no non c'è più. Pensiamo agli end, insomma, questo è un grande dilemma. Mm-hmm, bella domanda. La moglie di Gianni Rodari dice che Rodari diceva: essere democratici è accettare di mettere a perdere del proprio per la causa comune. Va bene. Grazie. 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 Grazie.